Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Vangelo secondo Marco. Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo, apparve sotto altro aspetto a 2 di loro, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Alla fine apparve anche agli 11, mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Parola del Signore. Nel Salmo responsoriale abbiamo ascoltato: non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo potrebbe essere il tema biblico che può accompagnare la nostra preghiera nel ricordo di Fabrizio. Affermare con forza e nella fede nel Cristo risorto che noi crediamo anche alla nostra risurrezione e che la morte è un passaggio, un transito per giungere alla vita vera, quella dei figli di Dio. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Di fronte alla morte di questo fratello che amiamo, vuole essere come un canto, un'esplosione di gioia in questa ottava di Pasqua. Ma quanto è difficile per noi che siamo pellegrini e forestieri su questa terra, per noi che non vorremmo mai abbandonare le nostre piccole cose, le nostre povere sicurezze. Quanto è difficile credere quando la sofferenza e la morte ci sono accanto e ci fanno paura, ci danno tristezza e qualche volta ci fanno anche dubitare. Per il funerale di Fabrizio ho scelto di mantenere le letture di questo sabato dell'ottava di Pasqua e di vestire i paramenti bianchi, perché è norma liturgica, senz'altro, ma soprattutto perché è norma di speranza. Speranza per noi cristiani è metterci di fronte al Cristo che appare ai suoi discepoli,
che li rimprovera per la loro incredulità, ma che poi li conferma nella fede, dona loro la forza dello Spirito e li manda a portare il lieto annunzio della risurrezione. Sappiamo che questo Vangelo di Marco è un brano postumo a tutto il Vangelo e che riassume le apparizioni del risorto. E questo ci dà modo di riassumere quali sono gli atteggiamenti che abbiamo di fronte all'annuncio della risurrezione, l'annuncio della Pasqua. Non tanto quella del Cristo che abbiamo l'abitudine di professare a parole nelle nostre prediche, soprattutto per noi religiosi sacerdoti, ma quella che crediamo nel profondo di noi stessi, nei nostri cuori angosciati a volte, di fronte alla sofferenza e alla morte di un fratello e di un amico. E quante volte ho parlato di resurrezione di Pasqua in questi 6 anni di servizio di provinciale, anche di fronte alla morte di frati ancora giovani e attivi che ho accompagnato all'ultima dimora. In questo Vangelo si ricorda per 2 volte l'incredulità dei discepoli e Gesù li rimprovera di aver dubitato di fronte alla testimonianza di Maria Maddalena e dei 2 discepoli di Emmaus. E questi rimproveri hanno fatto riflettere anche me e forse potrebbero far riflettere anche voi. Di fronte alla malattia di Fabrizio, di fronte alla sua sofferenza, di fronte ad un fratello tanto valido nel suo apostolato, che si è speso fino agli ultimi giorni nel suo servizio di custode, qui alla Porziuncola, e nell'accompagnare tante famiglie, tante coppie, nella bellezza della loro vocazione, ci viene spontaneo dire: perché, Signore? Perché non hai ascoltato la nostra preghiera per lui? Perché non gli hai concesso quel poco di salute per poter continuare la sua opera di consacrato e di evangelizzatore? Perché ancora una volta ci hai tolto un fratello ancora giovane e pieno di entusiasmo e di attività per la Chiesa di Dio? Sono le domande che vengono nel mio cuore, credo nel cuore di molti di voi. Ma mi rendo conto che il risorto continua a rimproverare anche me, anche noi, perché vogliamo piegare la volontà di Dio alla nostra volontà. Ma chi siamo noi per fare questo? Perché non riusciamo a piegarci a questa santa volontà e a crescere nella fede del risorto? Perché siamo come questi discepoli che continuano a non credere anche di fronte alla testimonianza dei fratelli che hanno visto il Signore?
fortuna nelle cose ordinarie, chiederei un po' di tregua. Tutto qui. Ma il Signore non mi abbandona. Interrogativi e richiesta di preghiera per aiutarlo a passare quei momenti difficili che tanti di noi hanno recepito. Molti lo hanno aiutato con l'affetto e la vicinanza, molti confratelli, ma soprattutto le tante famiglie, le tante coppie che lui ha seguito e per cui ha speso tanto tempo del suo apostolato e che gli sono state sempre vicine. Ma il Signore continua a stupirci. Infatti, dopo aver rimproverato i suoi discepoli, li manda nel mondo intero come testimoni di questo Vangelo di speranza e di salvezza. Com'è possibile che il Signore continui ad avere fiducia di loro e che dia loro il più grande annuncio di speranza per l'uomo di tutti i tempi, cioè il Vangelo della risurrezione? Come può ancora una volta il Signore avere fiducia di noi uomini, di noi consacrati, di noi sacerdoti, e affidarci in queste povere mani e in questi cuori tremanti il dono del suo amore da trasmettere a tutti gli uomini? E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Solo da queste parole del risorto possiamo riacquistare la fiducia e la sicurezza nella volontà di Dio e continuare la nostra opera come testimoni della Pasqua del Signore per il mondo intero. Fabrizio l'aveva capito quando scriveva nelle sue lettere, nei suoi messaggi, anche negli ultimi tempi della sua malattia, queste parole che sono il segno dell'incontro con il risorto e che ci danno lo spessore della speranza che era in lui. Diceva Fabrizio: la quantità della vita è nelle mani di Dio, che può stupirci con effetti speciali, e quindi, puntini puntini, vedremo. Continuiamo a chiedere la guarigione, sino all'ultimo micron di secondo può farlo, e per me questo aspettare mi aiuta a convertirmi. Ma intanto la densità e la qualità del mio tempo è aumentata e quindi voglio gustarmi ogni singolo riflesso di eternità in cui già siamo immersi. E in questi ultimi giorni ha scritto un messaggio, scriveva un messaggio a vari amici di questi social network, un pensiero di Gregorio Nazianzeno che può riassumere la sua fede, con cui cercava di vincere il male e la morte, e scriveva: lassù, stringendoti, o Signore, canterò la mia nascita alla gioia. Fratelli e sorelle, una bella eredità che Fabrizio ci lascia, che dovrebbe diventare un punto solido nella fede di ciascuno di noi, nonostante paure e dubbi. E infine volevo terminare con una riflessione molto semplice. Gesù, dopo aver confermato i discepoli nella fede e aver donato loro il suo spirito, ne ha fatto degli apostoli che sanno testimoniare con franchezza e coraggio le meraviglie di Dio e il suo messaggio di amore. La nostra fede cristiana nasce dalla loro testimonianza. Mi piace pensare che anche Fabrizio continui a testimoniare l'amore di Dio che ha ricevuto, soprattutto tramite la sofferenza, e che ciò che ha compiuto in questa vita continui a portare frutto per la vita di tante persone che lo hanno conosciuto. In un messaggio che ho ricevuto tra tanti altri, moltissimi altri messaggi, una coppia di fidanzati mi ha scritto: poche persone sono in grado di segnare il tuo cammino in un arco di tempo relativamente ristretto. Frate Fabrizio è stato uno di quelli. Siamo contenti di averlo conosciuto e di essere stati guidati da lui nel nostro percorso di preparazione al matrimonio, perché se arriveremo ancora più consapevoli e sereni a quel giorno, è anche un po' per merito suo e di chi ha ispirato le sue parole
e la sua inesauribile energia. Mi sembra che siano parole che riassumano bene i frutti di testimonianza che il nostro fratello Fabrizio ha trasmesso e che vengono dalla forza dello Spirito Santo, dalla forza del risorto. Grazie Fabrizio per la tua amicizia. Per la tua vita di consacrato e per il tuo ministero di evangelizzatore. Ed ora prega per noi, per i tuoi fratelli, per la nostra provincia in questo momento anche difficile, per le tante coppie di fidanzati e di sposi che hai incontrato e che ti vogliono bene. Prega per tutti noi, per tua sorella, le tue nipoti. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore.